Buonasera a tutti, abbassati amore, benvenuti nel nostro canale. Esatto, benvenuti nel nostro canale. Grida amore, se no non ti sentono Sì, bene. Ecco, papà, allora, benvenuti nel nostro iscrivetevi canale. a questo canale. È vero, amore? Facciamo questo svuota la spesa oggi Halloween. Siamo stati al Lidl, siamo andati in due step, ecco perché lo facciamo questa sera. Perché abbiamo comprato domenica la roba surgelata La surgelata di Halloween. Sì, certo, tutto di Halloween, per la festa che faremo di Halloween, giusto? E ieri abbiamo comprato tutto il resto perché non c'era, perché l'offerta partiva da ieri. E quindi, amorino, facciamo oggi lo svuota la spesa. Alzati, mamma, fammi vedere che cosa abbiamo preso. Abbiamo speso un fottio di soldi. I due scontrini adesso non ce li abbiamo. E allora, amore, ci sono tutti questi bustoni. Tra l'altro, c'è anche la cena qui per dopo. Ti vuoi sedere qua, mamma? Ok. Diciamo, dove siamo andati oggi? Siamo andati in piscina? Sì, E poi? E a scuola di musica. poi a fare musicoterapia. E vai. Allora, come prima cosa, è già aperto e Leon se l'è già mangiato I ieri. gelati di Halloween. Certo, abbiamo preso solo questi neri. Perché è a cacao o Al cioccolato, sì, cioccolato? al cioccolato nero. Cioccolato fondente, cioccolato nero lui lo chiama. Perché sono di Halloween, amore. C'erano quelli tipo la fragola, insomma, quelli colorati, però insomma, non ci piacciono tanto. E quindi ho preso solo questo e tra l'altro un pacco, così questa settimana, che tra l'altro fa pure caldo, vero amore? Quando si ritira da scuola lo mangia. Vabbè, questo non c'entra niente con Halloween, ma c'entrerà con la festa. Papi l'ha già Buonasera. messo nel congelatore. Bocconcini E sono dei bocconcini salsiccia. di salsiccia che metteremo poi negli spiedini. Papi, dobbiamo comprare gli spiedini. Cioè, gli Adesso siamo stecchini, quelli dimenticati di lunghi. comprare il dentifricio perché era Madonna, è pieno. vero, dentifricio, cioè, devo comprare un po' di cose. Vabbè, domani andiamo. E niente, questo qui, ne ho D'accordo. preso un po' di più, anche di tutte queste cose, ne ho preso un po' di più, tranne nei gelati, una sola confezione. Però in realtà questi che servono per la festa, abbiamo preso 4-5 pacchi. Questi, idem, ne abbiamo presi tanti, vi facciamo vedere, insomma, cosa abbiamo preso. Quindi questi sono i nuggets. Leon, papà, non si sente? Questi sono, fai il meno possibile. I nuggets di pollo di Halloween a forma di, dillo tu, a forma di pipistrello, Pipistrello, poi alza la voce. le zucche ai fantasmi Le zucche, i fantasmi, e sono anche buonissimi. Li compriamo quando ogni anno. le Ad Halloween, alla festa di Halloween. Poi, questi che sono? Le patatine. Le crocchette di patate, poi alla fine mangiamo? Sono a forma sono. di zucche. A forma di zucche e a forma di fantasmini. Guarda, amore, ci sono anche i fantasmini. Perché Carinissime. fanno scrittore così? Perché fanno spaventare. Allora, poi, questa è una novità di quest'anno. Sono i mini donuts. Sono Sì, ciambelle. le mini ciambelline di Halloween. Ce ne sono dentro 9 e quindi anche di queste ne ho preso un po' di più per fare i dolcetti poi dopo la festa. Anziché la pizza, perché fanno anche la pizza, ho preso le pizzette, quelle piccoline che abbiamo già assaggiato Ma pure quando l'anno le scorso, mangiamo? sempre alla festa. E quindi ce ne sono 12 mini pizzette, mettiamo in forno così veloce veloce e si cuociono e niente, questi saranno anche per la festa, ma poi lo vedrete perché vedrete il video di Halloween. E quindi questa è tutta la parte surgelata. Adesso facciamo vedere cosa abbiamo preso invece dal insomma, normale, non surgelata. Quindi questo l'ho aperto, ma giusto per vedere che cos'era, cosa c'era dentro. È un preparato per questi brownies al cioccolato di Halloween. C'è la glassa anche da fare. Ci sono queste ostie di zucca, di zucchero, quindi, che sarebbero queste, sarebbero carine. Poi c'è appunto il preparato per fare la torta.
E poi c'era il preparato per la glassa da fare con l'acqua. E questo qui che è addirittura la teglia, che poi pensavo che fosse piccolina, invece no, cioè poi la apri, insomma, guardate, ma insomma non è poi tanto piccola, giusto? Va bene, va bene, ci piace, e la facciamo il 31, vero amorino? Tanto lui non va a scuola e la possiamo fare, ecco qua. Sicuramente non arriverà ad Halloween. Lecca lecca. Alza la voce. E lecca lecca. I lecca lecca. Come sono questi lecca lecca? Uno con? Con il pipistrello. Ed è questo qui, cioccolato fondente. E l'altro? Bello. Con il cioccolato bianco dello scheletro. Un teschio di scheletro. Ma qua è marrone. Eh sì, mamma, cioccolato. Cioccolato bianco e cioccolato nero. È un sapore, il cioccolato bianco. Certo. Poi, le patatine. Ce ne sono tante di patatine. È a forma di pipistrello. Sì, sì, queste che gusto sono? Potato, colato, snack, cheese e bacon. Ok, formaggio e bacon. So buone, ragazzi, so buone. Le prendiamo sempre, tutti gli anni. Queste, poi... Ah, questi qua anche l'anno scorso c'erano buonissimi, questi dolcetti. Alla fragola. Due, non solo alla fragola, mamma, se no mamma non se li poteva mangiare. Bello. Dovrebbero essere ai... Sono aperti, no? Non cakes. Po- tipo mirtilli, una cosa dei lamponi, mirtilli, una cosa del genere. Mirtilli, sono coloranti, sono. Però dai, ragazzi, ci sta, da Halloween ci sta. Tu dici, poi ci sta Natale, poi ci sta Capodanno, poi ci sta la Befana, vabbè. Come tutte le feste. Questo non l'ho messo a posto. Non ti preoccupare se li mangia mamma. Non fare così, amore. Mannaggia lui, mannaggia. Allora, queste che sono? Le altre patatine? Tortilla chips. Tortilla chips. Queste sono le cose che piacciono a mamma. Perché questi sicuramente sono come barbabietola. Però vedo questi. Che sono delle pannocchie. Tortilla chips blu. Boh, raga, non vedo l'ora di assaggiare. Credo che ne ho prese due di queste. Allora, ho gli occhiali, però è scritto piccolissimo. Perdonatemi se non lo leggo come sono fatte. Però saranno buone e lo sapremo e lo scopriremo il giorno di Halloween. Allora, stai fermo. Prendi le altre patatine. Sempre uguali a quelle di prima, però queste nella confezione... Ehi, 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 nel bicchiere. Questa nella confezione, questi al sale sono, sì, salate, normale, nella confezione blu appunto. Allora, quelle al bacon, queste semplici, classiche, salate, e le altre come sono? Scusate, il bello della diretta. Le altre sono... Se sentite un po' di rumore, è Papi che sta preparando la cena. Sta preparando i funghi, vero Papi? Sì. Allora, queste altre che abbiamo preso, uguale. Oh, ne ho presi due uguali. Ah sì, vabbè, ne ho preso un bel po'. Lo stesso, altre patate, potato, cheese e bacon. Prendi le altre potato. Vabbè. Vediamo questo. Cioccolato con la testa di scheletro. Bello questo scheletro. C'erano di tutti i colori. Li abbiamo presi nero. L'abbiamo preso perché è molto spettrale. Ci sono le cioccolate. Tra l'altro si intravede l'occhietto della Lidl. Si intravede un Kit Kat. Si intravedono queste Mentos. Oh. No, le Mentos, dalla vita. Queste caramelline che io ci facevo le ma lo vogliamo vedere che cosa sta qua dentro? Vogliamo aprire. Ci sono le cioccolate. Eh sì, amore, però ci vuole un coltello, qualcosa, perché mammina ha le un unghie. Un coltello. Ha le unghie. Un coltello. Ci vuole un coltello. Aspetta, vediamo se ci riesco. Papi, forse ci sono riuscita. Vediamo. No, qua c'è altro. Vediamo. Oh, sì. Nel frattempo mi sto sfragolando le unghie, però ce la farò, ce la faremo. Ce la faranno i nostri eroi? No, prendiamo il coltello qua. Ce
cioè si apre in due il teschio praticamente. Come mai è chiuso? Eh beh, se no poi tutti prendono le cioccolate. Wow! E che cos'è? Questi sono a me. Il mento, il tesoro. Il tesoro di Halloween. Il tesoro di Halloween. Le gomme. Papi, guarda quante cose. Le cioccolate alla favola. Il marshmallow. Il lecca-lecca verde. Questo era l'occhietto. Ah, un cioccolato. Ops. Cos'è questo? È prenduto quello. Saranno gomme da masticare. Ecco, queste qua, dicevo, oh, amore, questa è una collanina fatta di caramelle, se le faceva mamma quando era piccola. Quante me le mangiavo, mi piaceva più che altro fare le caramelle, vi ricordate? Attenzione, amore, non far cadere, che poi mettono in bocca i cani. Un'altra gomma, dovrebbe essere una gomma, sta cosa qua. Oh, ma tutti alla fragola, io non posso mangiare la fragola. Sono allergica. Queste sono altre porcari. È caduta terra quella. Alla frutta. Che frutella. Cos'è? Frutella. Com'è questa? L'arancia. Buona. Dove la... E questo che cos'è, amore? Dove la uscita? Queste sono delle liquirizie, sono per papi. A papi gli piacciono le liquirizie. Bello, che carino questo teschio. Poi lo chiudiamo. Così, e facciamo la nostra cassa per lunedì, per la festa. Bello, bellissimo. Rimettiamo tutto dentro, se ci riusciamo. Ragazzi, non mi ricordo i prezzi, però forse è 4,99€, 3,99€ questo, non lo so. Però so solo che c'erano di tutti i colori, carino, molto carino. Riuscirò a chiuderlo? Va bene, più o meno ce l'abbiamo fatta. Allora, che cos'altro abbiamo comprato? I biscotti di Halloween. I biscotti di Halloween, questi sono buonissimi pure. Molto buoni. Dietro c'è il cioccolato. Dietro c'è il cioccolato. No, sono buoni questi qua pure. Sì, sì. Col caffè, buonissimi. Poi abbiamo preso due confezioni di questi. Halloween, e mangiamo il giorno di Halloween, la mattina quando ci svegliamo. Facciamo colazione con questi biscotti. Sì. Ok? Questi qua invece sono delle noccioline ripiene, ricoperte. Sono molto piccanti. Quindi... Papi, a papi piace. Che poi sono wasabi, barbecue e questo cos'è? Flavor? Boh, non mi ricordo. Scusate la mia ignoranza, ma non riesco neanche a leggerlo. Flavor. Vabbè, c'è da dire che solo il barbecue magari mi può piacere. Ma siccome sono tutti miscati, è meglio di no. Vediamo che cos'altro abbiamo comprato per i bimbi. I dolcetti, come sono carine. Sì, sì, così. Con zucchetta, belli proprio. Ne abbiamo prese due da dare ai bimbi. Metterli nelle ciotoline. Ecco le altre patatine. Queste a forma di ragnatele di ragni. Questi come sono? Sour cream flavors. Sempre questo flavors. Boh, vabbè, flavors. Comunque, dovrebbe essere tipo panna acida. Buone. Ah, questa è un'altra novità di quest'anno. Non so se sono delle gomme da masticare o delle caramelle. C'è scritto candy, dovrebbero essere caramelle. Però con Halloween tattoo. Oh, ma questi io li voglio vedere. Ah, eccolo l'altro, le altre tortilla. Queste sono le altre tortilla, di due, la seconda confezione. Anche la barbecue. Vediamo. Ecco qua. Quante ce ne sono dentro non lo so, ma non mi interessa, tanto è per i bambini. Allora, vediamo, apriamo una. Ah, guardate! Allora, questa è una gomma da masticare, molto chimica. E poi c'è un attimo, amore, poi c'è il tatuaggio. Ovviamente questa gomma si butterà perché lo sto toccando.
però rimarrà il tatuaggio che è questa ed è il gattino. Bello, pure da fare sul viso ai bambini, divertente. Adesso tolgo la gomma e la butto e mi tengo il tatuaggio, perché insomma ho toccato tutte le altre cose. Carina, carina proprio, eh? Va bene. Sì, l'altra confezione degli arachidi, noccioline ripieri, coperte. Finito, amore? Mi sembra anche ovvio che è finito. Che cosa sono quelli, gli occhiali miei? Sì. Ma mamma, perché abbiamo parlato che i nostri telefoni non funzionano? Sì, siamo andati all'Ipercop. Vabbè, no, siamo andati solo per pagare la bolletta del telefono. Allora, di internet, sì. Che del telefono non ce l'abbiamo a casa, il fisso. Che deve essere ancora rosso. Sì, amore. Allora, ragazzi, vi è piaciuto questo video di Halloween? Insomma, di spesa Lidl Halloween? Penso di aver preso quasi tutto. C'erano poi le caramelle, altre caramelle, cose un pochettino, insomma, che a Leon non tanto piacciono. Lui si capisce per le cioccolate. Quindi, a parte queste e queste, questo l'ho preso più che altro per il teschio, e queste per i tatuaggi. E poi c'erano appunto tutte le altre caramelline. Che cos'altro c'era? Non abbiamo trovato i popcorn caramellati che abbiamo comprato l'anno scorso, ma a lui non sono piaciuti perché a lui piacciono quelli salati. Che stai facendo? Penso che sta rotando la mia lingua. E quindi niente, del resto c'era tutto. Ah, c'era la pasta formato, insomma, di Halloween, e poi c'erano gli gnocchetti, però mi sa che non li ho trovati questo Lidl, so che ci sono, vabbè, qualche altra cosa, insomma, però abbiamo preso fondamentalmente le cose da portare, da tenere il giorno della festa, da preparare per la festa. Ok, amore, adesso andiamo a fare la cena con il mio pizzico di gola, e da questo video Halloween è tutto. Aspetta, ci vediamo al prossimo video. Quanto sarà? Halloween. Il giorno di Halloween. Eh no, dai, facciamo pure il compleanno che viene prima. Eh sì. Ciao a tutti. Ciao.